incendio devasta abitazione, è accaduto a Corfino di Villa Colle Mandina. Le fiamme sono scaturite dalla canna fumaria, fortunatamente non si registrano feriti. Inaugurato l'ospitale Taglio del Nastro per la struttura di Via del Popolo, una casa a servizio dei pellegrini della Francigena e di tutti i capannoresi. Restaurata l'anfora millenaria, è stato collocato nel giardino della Capitaneria di Porto di Viareggio il reperto romano ritrovato sul fondo del mare da un pescatore nel 2013. I nidi d'infanzia in mostra all'ospedale San Francesco di Barga, un'esposizione presenta le 6 strutture operanti in Valle del Serchio. Lo sport, rally del Ciocchetto, Andreucci subito avanti, il campione garfagnino conclude al primo posto la prima giornata di prove, domani la seconda e decisiva giornata. Al Fort Elisa arriva il Giana Erminio, domenica contro la squadra milanese i rossoneri provano a continuare la striscia di risultati interni positivi. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In apertura alla cronaca con un incendio che ha devastato un'abitazione a Corfino di Villa Colle Mandina. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Momenti di paura questa mattina a Corfino di Villa Colle Mandina per un incendio che ha seriamente danneggiato un'abitazione. Fortunatamente in quel momento all'interno della casa non si trovava nessuno. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla canna fumaria e si sono poi propagate fino al tetto. A rendersi conto di quello che stava accadendo e a dare l'allarme è stata una vicina di casa. Alle 4 abbiamo sentito una gran botto e sopra la testa e praticamente siamo alzati per vedere cosa succedeva. Era il tetto di sopra che crollava, no? Giusto? Sì. C'era il fuoco. Poi che avete fatto? Ci siamo alzati e abbiamo chiesto aiuto. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Castelnuovo con 3 mezzi per impedire che le fiamme si propagassero agli edifici vicini. L'incendio è stato spento abbastanza rapidamente, ma le operazioni di messa in sicurezza si sono protratte per diverse ore. Alla fine il tetto risulta completamente distrutto e diversi locali danneggiati e anneriti dal fumo. L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Ancora la cronaca. A Lucca, ieri pomeriggio, la squadra mobile ha arrestato un marocchino di 29 anni, Erradi Ikam, abitante a San Vito, regolare sul territorio nazionale, incensurato, sorpreso a cedere cocaina nel quartiere San Concordio. Da diversi giorni gli agenti dell'antidroga assistevano a uno strano via vai di noti consumatori di stupefacenti che a partire dalle 5 del pomeriggio, dopo aver attraversato via Cavour, tra l'altro proprio accanto alla questura, e la passerella che conduce a via Civitali nel quartiere San Concordio, tornavano poi indietro allontanandosi per le vie limitrofe. Ieri pomeriggio è scattato il blitz e gli agenti della mobile hanno bloccato il marocchino all'interno di una Peugeot mentre stava cercando di darsi alla fuga nelle strade interne di San Concordio. Sull'auto gli agenti hanno rinvenuto 14 dosi di cocaina e poi la perquisizione dell'abitazione dell'arrestato a San Vito ha permesso di sequestrare altri 40 grammi di cocaina e la somma di 3.200 euro. L'uomo è stato condannato a 2 anni di reclusione, ma la pena è stata sospesa. E adesso ci spostiamo a Capannori per l'inaugurazione del nuovo ospitale della via Francigena. Festa questo pomeriggio a Capannori per l'inaugurazione dell'ospitale della via Francigena. Una struttura di accoglienza con 24 posti letto che sorge in un immobile strappato all'incuria e all'abbandono in via del Popolo, vicino alla rotonda di via Martiri Lunatesi, proprio all'ingresso della frazione capoluogo. Un corteo che ha visto in testa il gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano, il gruppo storico Casteldurante di San Ginese di Compito e alcuni pellegrini ha sfilato lungo le vie del centro fino al nuovo ospitale. E c'è stata anche una divertente incursione teatrale a cura del progetto Lucca Ospitale, che ha coinvolto anche il sindaco. All'inaugurazione erano presenti anche i consiglieri regionali Francesco Gazzetti e Ilaria Giovannetti, ma soprattutto tanti cittadini.
Questa casa del Pellegrino sorge dove prima c'era la casa della Salana, una signora appunto molto conosciuta a Capannori, molto caratteristica. Abbiamo recuperato questa casa per farne un ostello della Via Francigena, quindi per l'accoglienza dei pellegrini, per farne un luogo anche turistico, di ricezione turistica, e per farne anche un luogo aperto alla comunità, proprio perché ci sarà un piano terra che avrà una funzione soprattutto aggregativa per il quartiere e per tutta appunto la comunità di Capannori. La struttura è costata circa 760.000 euro, importo finanziato per più della metà dalla Regione Toscana. Di nuovo la cronaca, incidente alla rotatoria di Viale Europa a Lucca nel primo pomeriggio. Una delle due auto coinvolte è finita sul cordolo dello spartitraffico e si è ribaltata, come vedete da questa fotografia. Sul posto la polizia municipale del 118, fortunatamente solo ferite lievi per il conducente dell'auto. Il traffico però ha subito forti rallentamenti. Ci spostiamo a Barga per una mostra dedicata ai nidi d'infanzia della Valle del Serchio. Dopo anni di onorato e silenzioso servizio a favore delle famiglie e dei loro piccolissimi utenti, i sei nidi d'infanzia attivi in Valle del Serchio si presentano. Lo fanno con una mostra itinerante promossa dalla Conferenza dei Sindaci per l'Istruzione, che ha aperto i battenti presso l'atrio d'ingresso dell'ospedale San Francesco di Barga. Realizzata per i contenuti dal coordinamento pedagogico zonale, offre uno spaccato dei sei nidi presenti sul territorio. Questa mostra vuole evidenziare e far conoscere una realtà importante che abbiamo nella nostra valle, di cui parliamo molto poco, troppo poco, e sono gli asili nido della nostra valle. Abbiamo sei strutture in tutta la Valle del Serchio, fra Mediavalle e Garfagnana, quattro pubbliche e due private accreditate, che danno posto a 150 bambini nella nostra valle da 0 a 3 anni. Sono realtà davvero significative per le nostre famiglie in un momento particolare come questo, e quindi attraverso questa mostra, che sarà itinerante appunto in tutta la valle, vogliamo mettere a conoscenza un po' queste strutture, cosa facciamo con queste strutture, come vengono gestite. Abbiamo deciso di partire qua dall'atrio dell'ospedale di Barga, perché al piano di sopra si trova il punto nascita appunto della Valle del Serchio, e quindi c'è un collegamento diretto dal punto nascita all'asilo nido. Quindi ecco, l'idea è quella di far conoscere veramente bene queste strutture. In allegato alla mostra è stato realizzato anche un opuscolo sui servizi offerti dai nidi della valle. La mostra rimarrà esposta a Barga fino al 15 gennaio. È stata inaugurata a Palazzo Ducale, a Lucca, la quarta edizione della mostra promossa dall'associazione Andare Oltre Si Può. Fino all'8 gennaio in mostra oltre 50 opere realizzate da artisti provenienti da tutta Italia con le tecniche più tradizionali come la pittura a olio e la lavorazione del legno, o le più moderne come resine, acciaio e ceramiche. Tutte le opere saranno battute durante l'asta benefica del 7 gennaio e tutti i proventi saranno destinati ai progetti educativi e formativi riguardanti i bambini e i ragazzi dell'associazione che opera a favore dei giovani colpiti da sindrome di Down. Andiamo a Viareggio, dove è stata restaurata l'anfora romana ritrovata sul fondo del mare 3 anni fa. L'antica anfora romana, risalente a circa 2000 anni fa, ritrovata in mare nel 2013 da Antonio Policardi, pescatore di Lampedusa ma trapiantato a Viareggio da tantissimi anni, dopo il restauro che l'ha riportata all'originario splendore, da oggi fa parte del patrimonio della città. Stamani la cerimonia ufficiale con lo scoprimento del prezioso relitto, che è da oggi visibile nel giardino della Capitaneria di Porto in piazza Viani. Alla cerimonia erano presenti tutte le autorità militari e civili. Per Viareggio si è aperta una nuova pagina di cultura con la C maiuscola, ha detto il prefetto Giovanna Cagliostro. Oggi è una giornata importante per Viareggio, perché, come dicevo, il sindaco del Ghingaro in un recente incontro con la stampa ha sottolineato la circostanza che Viareggio ha bisogno di cultura. Ecco, questa è cultura, quindi è la prima di un lungo libro di tante pagine che io auguro a Viareggio. Il nuovo lascito della famiglia Policardi alla città va ad arricchire il patrimonio pubblico di Viareggio. L'anfora romana risale presumibilmente ad un periodo compreso tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.
un reperto storico veramente importante che l'armatore del Peschereccio, noi come Capitaneria, chi ha contribuito al restauro ha voluto dare alla cittadinanza di Viareggio, e io sono particolarmente felice proprio di lasciare anche alla Capitaneria questo splendido reperto anche per le generazioni future. Speriamo veramente che possa essere visitato dalla cittadinanza, dalle scolaresche, da chiunque lo voglia vedere. Noi avremo le porte sempre aperte per farlo visitare. Al Ciocco di Castelvecchio Pascoli il prossimo anno si terrà un importante convegno dedicato all'ospitalità turistica. Vediamo. È arrivata da Nairobi a Lucca la Fondazione Campus, la campana simbolo dell'UOFA, l'associazione internazionale che raccoglie le migliori scuole di ospitalità del turismo. Perché proprio in Lucchesia, al complesso del Ciocco, si svolgerà nel novembre 2017 la prossima edizione del congresso UOFA dal titolo L'emozione dell'ospitalità toscana. E a organizzare l'evento sarà la Fondazione Campus. Il congresso è il 56esimo, porterà qui a Lucca i grandi direttori delle scuole di hotellerie a livello mondiale, direttori di college e anche grandi aziende e istituzioni mondiali che lavorano nel tema dell'hospitality management. Il nostro concept per il congresso è proprio questo, l'ospitalità e l'eccellenza dell'ospitalità toscana. E lo faremo attraverso non soltanto un programma accademico molto ricco con relatori di livello internazionale, ma anche attraverso un programma cosiddetto educational che vedrà attori i nostri ragazzi. Al Ciocco di Castelvecchio Pascoli si terranno i primi incontri del congresso, che proseguirà poi con le visite a Casa Pascoli, a Piazza dei Miracoli a Pisa e a Casa Puccini a Lucca. Poi alla Fondazione Campus si svolgeranno le sessioni accademiche e a Villa Mazzarosa un'esperienza di cucina italiana. Torniamo a Capannori, al via le iniziative di pedagogia globale dedicate alla consapevolezza. La mancanza della consapevolezza, in particolare dei nostri aspetti più profondi, è uno dei mali della nostra epoca. Di questo si parlerà nei nuovi appuntamenti della rassegna di pedagogia globale dedicati alle nuove consapevolezze, promossi dal Comune di Capannori in collaborazione con l'associazione Paideia. Alla presentazione sono intervenute la vice sindaco Lara Pizza, Laura Matteucci dell'associazione Paideia e Alessandra Giussani di Villa Lazzareschi, che ha ospitato gli incontri del percorso di pedagogia e che nell'ottobre del prossimo anno ospiterà il Festival della Consapevolezza. Sì, la consapevolezza è un tema centrale sul quale vogliamo investire. L'obiettivo è quello di arrivare veramente a fare a Capannori un vero e proprio festival sulla consapevolezza. Oggi presentiamo il calendario delle iniziative del prossimo anno. La prima sarà il 24 gennaio e poi si svolgeranno per tutto l'anno, la location è quella di Artemisia fino al maggio prossimo. Il tema del primo incontro del 24 gennaio sarà quello della comunicazione non violenta. Saranno poi affrontati altri temi come quello della meditazione e dei blocchi interiori. L'obiettivo, ha detto Laura Matteucci, è quello di dare centralità alla relazione tra le persone e all'unità di spirito e corpo, sviluppando nuove consapevolezze nell'individuo. Adesso diamo la parola all'arcivescovo di Lucca, Italo Castellani. Questa è la grande settimana che ci prepara al Natale, è la settimana del presepe. Di presepi ne trovate bellissimi su tutto il territorio, oltre a questi ricordati, li trovate qui in città. Franco è un anziano che fin da bambino è alla Pia Casa, c'è un presepe bellissimo. Poi potete andare al santuario di Fosciandola verso la Carfagnana, c'è una novità lì al santuario, un altro presepe bellissimo e tanti altri sul territorio, dalla Versilia e giù. Noi partiamo qui dalla città, da Palazzo Bernardini, dove c'è un percorso, presepi delle cappelle e palazzi della città e della campagna, dove ne vediamo uno bello. Lo descrive Sesti, che è dell'autore, bravissimo. Ma il concetto di questo presepio è basato sulla metafora della rigenerazione della carta, per cui l'uomo interviene sulla materia, mentre la luce della nascita del bambino Gesù interviene sulla rigenerazione delle anime. Questo è il concetto di base.
Ecco, Sesti lo mette bravissimo nelle vignette, questa volta sul presepio che la vediamo è davvero stato bravo, e però vi faccio subito un invito: a casa ogni famiglia, con i bambini, i nonni, i più grandicelli, i grandi, prepariamo un presepe bello, lì nasce Gesù, nella nostra casa. Prima di chiudere vi ricordo due appuntamenti. Domani alle 17 il coro Arcobaleno presenterà la prima delle tre rappresentazioni dal titolo Il presepe di San Francesco, il canto della Natività, presso l'Auditorium da Massa Carrara a Porcari, quindi appuntamento domani alle 17. Le successive rappresentazioni saranno ad Artè di Capannori il 29 dicembre e a Greccio il 6 gennaio del 2017. Sempre domani sera alle ore 20 su Noi TV, nuova puntata di Parlando con, ospite di Sergio Talenti, la responsabile del Codice Rosa di Lucca, la dottoressa Piera Banti. È tutto per la prima parte della TG, adesso c'è la pubblicità, subito dopo lo sport.